Buonasera, bentrovati. Siamo di nuovo qui a parlare di libri, libri della Neos e dato che siamo in clima prettamente natalizio, eccoci qua con un'altra antologia, Natale in Valle d'Aosta, a cura di Barbara Rolando. Questa volta Natale in Valle d'Aosta è Racconti sul filo dell'acqua. E adesso chiamiamo subito la curatrice Barbara Rolando per parlare con lei, fare una bella chiacchierata. Ciao Barbara, benvenuta. Ciao. E facciamo una bella chiacchierata su questi racconti sul filo dell'acqua. Allora, innanzitutto volevo presentarvi Barbara, che abbiamo già visto l'anno scorso perché era uscito già la prima antologia sulla Valle d'Aosta, sul Natale della Valle d'Aosta. E quindi Barbara Rolando è una bibliotecaria di formazione e libraia per passione. Infatti tu hai una libreria che si trova dove? Ad Aosta. Ad Aosta, perfetto. Centrale di Aosta. Benissimo. E ritiene che il posto migliore per rifugiarsi sia un libro, giustamente. Scrive. Bene, allora adesso parliamo di questa nuova antologia che, come dico, è la seconda prodotta dalla Neos per Natale in Valle d'Aosta. E sono 14 racconti più una poesia. E poi ci sono dei fumetti e quindi adesso ti do la parola per andiamo in ordine, andiamo a vedere di che cosa tratta questo bel libro. Quindi andiamo avanti come acqua di fonte, Marianna Giglio Tos. Racconto di Marianna è acqua ovunque. L'ho riletto con molta attenzione, proprio anche l'ultima volta, proprio perché ci sono tantissimi passaggi, me ne sono appuntati, in cui c'è l'acqua. Dall'inizio del racconto, che è un bicchiere mezzo pieno che cade con l'acqua che si rovescia, che fa scattare qualcosa nella protagonista, che quindi non prende il treno che avrebbe dovuto prendere, ma ne prende un altro, fino a tutta l'acqua che lei incontra nel viaggio verso la Valle d'Aosta, perché poi lei si fermerà ai sogni, e ci sarà l'acqua della Dora, ci sarà l'acqua che è rimasta in una macina per lo scioglimento della neve, probabilmente l'acqua della fontana del castello di sogno, la neve, si parlerà di ghiacciai, si parlerà addirittura di tè, quindi di acqua in cui si infonde qualcosa. Ed è racconti forse in cui l'acqua è più presente in tutti i sensi. La vera protagonista del racconto. Vera protagonista del racconto che accompagna la protagonista in una rinascita, in un non lasciarsi più trascinare da una corrente, ma il fare qualcosa e plasmare la propria vita come l'acqua fa con la luce. Certo. Benissimo. Beh, allora, come tutti le varie antologie della Neos, i diritti d'autore vengono devoluti a un'associazione Onlus e in questo caso tu hai scelto l'associazione Anna Moise. Allora ci racconti un momento di che cosa parla, di che cosa si tratta, perché l'acquisto del libro fa anche bene, perché fa del bene per queste associazioni. L'associazione Anna Moise, di cosa si tratta? Si occupa di aiutare dei bambini che presentano diverse malattie ma non possono essere curati nei paesi di origine. Quindi si occupa proprio di tutto, di portare in Italia, si occupa di portare dei medici, di ospitarli, di seguirli. Qui sono bambini che vengono da tutto il mondo. Sono poi bambini che vengono da tutto il mondo. Anna Moise è stata la prima, ecco perché l'associazione porta questo nome, è guarita e con il tempo quindi le persone hanno pensato di aiutarne degli altri, di aiutare altri bambini, quindi costituire proprio un'associazione in modo che tante persone possano occuparsi di più bambini contemporaneamente. Quindi vengono proprio seguiti in tutti i passaggi. Si tratta di accompagnare in ospedale, si tratta di ospitali poi successivamente, di occuparsi delle famiglie. Bene, quindi ecco, mi raccomando, quindi se vi interessa questo libro, compratelo perché fa anche del bene, facciamo del bene anche all'associazione Anna Moise per i bambini, quindi è una cosa Insomma, che fare dei molto. bambini sia una cosa che per Natale va proprio benissimo.
Infatti proprio il massimo per i bambini, Natale in Valle d'Aosta.